sto per darvi una notizia di quelle veramente fantastiche, sensazionali. Pensate che questo fine settimana, sì, è possibile tornare indietro nel tempo, esattamente l'anno 1317, dove Ario Lunato, ma non dico altro, non aggiungo niente e presento subito il mio salotto. Grazie ovviamente a Gabriele Maestri, Associazione Medievale I Falchi della Secchia, grazie. Grazie a Raffaele Frullani, organizzatore di questo passo indietro nel tempo, sei anche tu uno degli artefici di questo spazio, voglio dire, di questo volo nel tempo veramente molto molto lontano. E grazie a Silvia Vaccari, anche tu Associazione Medievale I Falchi della Secchia. Allora, io ho lanciato un messaggio importante. Rio Lunato questo fine settimana farà un passo indietro nel tempo, 1317. Ma come mai? E soprattutto l'associazione di cui fate parte, che è un'associazione fantastica di rievocazione storica, che affronta dei periodi storici importanti, 1300, dico fino a 1350 più o meno. Due parole sull'associazione, ma soprattutto perché? Cosa portate a Rio Lunato, Gabriele? Innanzitutto siete bellissimi, devo dirlo, perché avete questi abiti fantastici, questo va detto. Beh, appunto, noi siamo una associazione di rievocazione storica, Compagnia di Ventura Falchi del Secchia. Nel 1300-1350 cominciano a nascere in Italia le compagnie di ventura, composte anche dai forestieri, dalla gente degli altri comuni e altri stati, che compongono delle compagnie che si danno a servizio dei signori dei castelli, dei signori dei feudi e dei comuni. Noi rappresentiamo una di quelle compagnie lì, composta da arcieri, divisi in due banderie e in due venticinquine, che erano dei reparti che oggi si chiamerebbero plotoni. Ci esercitiamo in tutti i tiri che si facevano con gli archi nel periodo medievale, sia le manovre sia tiri di sbarramento. Abbiamo un nostro campo d'arme con le tende e con tutto il resto. Abbiamo un gruppo anche civile, che sono praticamente le donne, che fanno la danza, fanno la cucina medievale, sempre con accorgimenti dell'epoca. Siamo questo. Siete tanto davvero, perché quindi non solo capiamo quello che è appunto il tiro con l'arco, ma proprio anche portare quella che era la cucina dell'epoca, l'epoca appunto medievale, e appunto anche le danze. Però non aggiungo altro per quanto riguarda le danze, perché c'è davvero tanto da scoprire, lo faremo poi con Silvia. Raffaele, organizzatore dell'evento, insieme immagino anche ad altri partner importanti. Sì, sì. Vuoi ricordarli insieme, subito? Vedi insieme tu. Alle associazioni, insieme al comune, insieme alle altre attività commerciali di Riunato, stiamo cercando di valorizzare Riunato non solo per quanto riguarda la parte turistica legata allo sci invernale o comunque alla stagione estiva, quindi alla natura, ma anche proprio la parte storica. Avendo noi un bellissimo centro storico che si presta a queste cose, e abbiamo pensato di organizzare questa manifestazione per far scoprire la ricchezza non solo naturale ma anche storica e artistica del nostro piccolo comune. Certo, ecco, un evento questo che è alla sua prima edizione. Sì, è la sua prima edizione, è nata da un'idea mia e della Silvia, che ci conosciamo da parecchio tempo, e abbiamo pensato, ma voi fate questo, noi abbiamo un centro storico bellissimo, dobbiamo fare qualcosa, e quindi abbiamo coinvolto tutte le altre varie entità di Riunato per organizzare questa festa, e siamo partiti. Speriamo certo. Che sia la prima di tante. Senti, e hai già più o meno intuito, sicuramente ci sarà attesa, insomma, come potranno rispondere, immagino non soltanto chi abita Riunato, ma anche ovviamente tutto il comprensorio. Sì, sì, oltre al comprensorio anche comunque tutta il nostro turismo. Quindi chi ha le seconde case o comunque chi ogni tanto viene a trovarci, e vedendo la manifestazione, leggendo il volantino e vedendo il programma, sono rimasti entusiasti, perché dà la possibilità di fare proprio un salto nel tempo e vivere una situazione diversa, di festa, menù a tema, tutto illuminato solo con la luce del fuoco, verrà tolta l'illuminazione, cena all'aperto, danze, canti medievali, combattimenti. Cose che piacciono sia ai grandi ma anche ai piccini, certo. Quindi
È una festa proprio per tutta la famiglia. Cioè, quindi allora ricordiamo anche la data che è importante, abbiamo detto questo fine settimana, ovvero il 20, il 20 e il 21. 21 di maggio, a partire più o meno da che ora? Dalla mattina alle 10 del sabato fino alla domenica sera. Ecco, perché saranno due giorni in cui Rio Lunato, possiamo dire, irriconoscibile, completamente farà un balzo indietro nel tempo. Lo stiamo capendo molto bene, non soltanto come appunto quella che è la location, diciamo così, quindi tutto quello che è l'arredamento, fra virgolette, appunto dell'esterno, ma anche gli stessi personaggi che si muoveranno intorno a Rio Lunato. Quindi, insomma, ragazzi, addirittura fantastico. Chi vuole venire vestito, ecco, bello questo, è ben accetto. Per esempio, io e altre persone che lavoriamo comunque alla festa abbiamo comprato dei vestiti o abbiamo adattato dei vestiti per rendere più veritiera la situazione. Bellissimo. Silvia, sì. Allora anche tu fai parte appunto dell'associazione I Falchi della Secchia, sì. E insomma abbiamo detto fin dall'inizio che non siete soltanto, voglio dire, e non sarebbe già, e comunque non sarebbe poco, è un'associazione di rievocazione però legata quindi a quelle che sono un po' le arti, i mestieri, in questo caso il tiro con l'arco, ma è anche proprio la danza, la musica protagonista, sì. E l'ha portata anche a Rio Lunato, declinata anche molto per i bambini. Sì, cosa posso dire, la danza e la musica hanno sempre comunque accompagnato ogni periodo storico, quindi sappiamo bene insomma che nelle corti e non solo, ma anche negli accampamenti, insomma, la musica era sempre presente in diverse forme, in alcuni casi potevano essere solamente strumenti percussivi che venivano anche utilizzati non solo per momenti di svago, ma appunto anche durante le battaglie per generare anche timore nell'avversario. Quindi quello che noi facciamo è riproporre un pochettino sia all'interno del campo che non solo all'interno del campo, ma anche fuori nelle piazze, quelli che potevano essere gli usi, insomma, gli utilizzi di questi diversi strumenti. In specie diciamo che noi utilizziamo soprattutto strumenti a fiato, che sono i tipici flauti, ciaramelle e strumenti percussivi, quindi quello che utilizziamo di più sarà un tamburo, insomma, che ci preciderà durante le varie, diciamo, parate, insomma, i vari ingressi in paese, le uscite, quindi il tutto sarà veramente contornato da musica. Ci saranno dei momenti dedicati, diciamo così, ad una collaborazione con quelli che sono i bambini delle varie frazioni, i bambini e adolescenti, perché abbiamo coinvolto l'Istituto Comprensivo di Pieve Pelago, che è questa collaborazione che abbiamo sfruttato con la professoressa di musica Ganzerla, che ti è stata davvero molto di aiuto in questo. Abbiamo organizzato un momento musicale che vedrà l'utilizzo di flauti dolci, quindi eseguiremo alcuni brani, ecco, nella giornata di sabato. E mentre la domenica abbiamo voluto creare un momento di ballo con i bambini della scuola elementare, invece in questo caso di Rio Lunato, e quindi vedremo anche ballare molti bambini. Abbiamo cercato di ricreare un pochettino quello che era davvero un momento ricreativo, e vogliamo che lo sia per tutti, quindi bambini ma anche genitori che vorranno intervenire, insomma, infatti, certo. Non sarà solamente una dimostrazione, ecco, quello che noi vogliamo fare è coinvolgere veramente tutti coloro che sono in visita a Rio Lunato, quindi certo. Ci sarà un momento magari più dimostrativo, ma poi accoglieremo tutti coloro che avranno desiderio di imparare a fare qualche passo di danza e coinvolgerli in questo, soprattutto anche sabato sera nell'ambito della cena medievale che si protrarrà, diciamo così, per tutta la notte. Non mancheranno i momenti di danza. È bellissimo, quindi danza, musica, poi appunto dimentichiamoci quel fine settimana, tutto quello che è il nostro normale modo di mangiare, perché anche la cena è medievale, bellissimo. Sì. Mi viene da dire una lezione ludica di storia, fatta veramente molto, sì. Bene, voglio ricordare appunto Rio Lunato, lo dico sempre perché insomma è TRC è regionale, quindi in provincia di Modena, in questo ovviamente lo voglio sottolineare, ma è ecco, molto bello perché riuscite veramente a creare questo evento, dicevo appunto ludico, però che ha un sapore di grande lezione storica e anche veramente, insomma, veramente di grande recupero anche di quelle che sono delle tradizioni, delle storie, che mi verrebbe anche da chiedere, i bambini chissà quanto hanno imparato, non voglio fare confronti, però sicuramente a scuola si studia, va tutto molto bene, studiano molto bene, eccetera, però vivendolo così, sul campo, sì. Com'è il risultato, sì. Silvia, in base anche alla tua esperienza? Io li ho visti molto interessati i bimbi, infatti siamo rimaste molto soddisfatte sia io che l'insegnante, dicevo, la professoressa Ganzerla di Pieve Pelago, perché anche lei stessa diceva: guarda, mi hanno stupito i miei ragazzi, perché veramente li ho visti in poco tempo, hanno dovuto tra l'altro studiare alcuni brani e veramente diceva: ho ottenuto un risultato che diversamente non ho mai ottenuto, quindi probabilmente un pochettino tutta questa cosa li ha interessati, certo, ecco, certo. E la stessa cosa vale per il momento di danza.
danza che abbiamo preparato con i bambini della scuola di Lunato, ho avuto la stessa risposta dalle insegnanti, quindi direi che per il momento sembra che stia tutto procedendo per il meglio, poi vedremo. Insomma. Direi proprio di insomma, una lezione fatta prima a scuola, giustamente, poi anche proprio dal punto di vista pratico. Gabriele, vuoi aggiungere qualcosa? Volete aggiungere così gli ultimi minuti che rimangono? Sì, vorrei tornare un pochino alla ragione per cui alla siamo ragione, lì, ecco, al perché periodo. Perché Lunato e quel periodo soprattutto. Sì, noi vogliamo ricostruire la storia di quella che era la montagna nel 1300, quindi 1317, sette secoli fa. Succedeva i cambi climatici molto violenti in quel periodo lì, che distruggevano le coltivazioni. Un eccessivo disboscamento della montagna collegato con tante piogge rovinava le coltivazioni, rovinava la vita della gente, continue inondazioni e via così, indeboliva tutti questi paesi, indeboliva le popolazioni. Di questo ne approfittavano i gruppi concorrenti, che in questo caso erano i Montecuccoli, che erano ghibellini, mentre a Rio Lunato c'erano i da Montegarullo, che erano guelfi. Ovviamente si facevano la guerra sfruttando il fatto che uno è debole e l'altro momentaneamente è più forte. Certo. Allora, non avendo più la forza di opporre la resistenza ai Montecuccoli, e per poter difendere i ponti, i guadi, le vie di comunicazione che collegavano poi dopo le grandi vie verso Roma, il signore del castello di Rio Lunato chiama i mercenari di varia specie e gli chiede di mettersi in mostra davanti alla popolazione per incoraggiare la popolazione con le proprie arti belliche, organizzando dei particolari tornei. Ed è qui che entriamo noi, organizziamo i tornei secondo le regole non cavalleresche ma dei fanti e degli arcieri dell'epoca, sfruttando lì anche l'amicizia con un gruppo di armigeri, Ordo Lux Victrix, che collabora con noi. Organizziamo tre serie di duelli il sabato e domenica in gran passo d'arme sul Ponte della Luna, dove due gruppi composti da quattro arcieri, tre fanti ogni gruppo, si scontrano sul ponte per il dominio del ponte. Tutto questo viene conteggiato e alla fine al gruppo vincitore viene offerta la bandiera di guerra con la quale potranno dominare i territori attorno al castello ed essere il gruppo prevalente che difende questa popolazione. Sono le cose che succedevano in quel periodo lì, quindi noi ci siamo inseriti come un gruppo del XXI secolo, però queste cose effettivamente succedevano, certo, in quel periodo lì, e noi cerchiamo di ricostruire sia con le armi sia con i vestiti, specialmente con i vestiti, con le armi che sono pochissimo conosciuti se non dai film che raccontano le cose un pochino come le raccontano, e anche con i modi di fare. Sì. E anche con i balli, anche con la musica. Certo. Quindi noi cerchiamo di ricostruire il periodo storico effettivamente esistito. Certo, chiarissimo. Infatti quando ho detto appunto ludico, ma non solo, veramente è una lezione di grande storia, perché... Sì, perché la scuola non può sopperire, certo, ai particolari. La storia, la scuola, racconta per linee generali. Poi per entrare nel particolare uno deve interessarsi per conto proprio. Noi offriamo appunto questo interessamento alla gente, che se uno vuole viene al campo, esatto, e parla campo con noi. Poi, sì, anche presentando diversi segmenti di quello che succede, sarò io che, parlando ai militi, dando le informazioni ai militi, contemporaneamente li do al popolo che ascolta. E parlerò anche di storia in modo che possa anche interessare e informare gli altri. Bellissimo. È un modo che secondo noi funziona. Non ho dubbi, mi piace molto, mi sono lasciata affascinare da questi due giorni che saranno bellissimi. Raffaele, allora in bocca al lupo, possiamo Speriamo dire. Speriamo che sia la prima di tante. E vi aspettiamo tutti a Rio Lunato, certo, per gustare questa festa insieme a noi.